C'è di grottini. Sinceramente io ne ho davvero tantissime perché è una collezione che adoro, mi piace tantissimo comprare le cover per il mio telefono e dato che a breve lo cambierò con l'iPhone 8, questo sarà l'ultimo video delle mie cover per iPhone 6S e o le venderò tutte oppure io farò il foro più grande, ora vediamo. Comunque sono tutte qua dentro. Sono tutte qua dentro ed è davvero pienissimo di cover. È pieno fino all'orlo proprio. Le amo proprio, mi piacciono tantissimo. Prima che vi faccio vedere è questa qua, effetto marmo di H&M, l'ho pagata 6 euro mi pare, ed è bella perché è gommata e mi piace tantissimo questa, proprio la amo. 21 euro dal cinese. Poi questa che sta tutta ingiallita, effetto macramè, e, no che macramè, mandala, vabbè, ed è bellissima. Io che mi piace tanto è questa che ho preso da Tiger, rossa, mi piace tantissimo perché è rossa, e c'è scritto scusa se sto dormendo, tu intanto continuo a parlare, proprio è la storia della mia vita. Poi abbiamo questa, che è la fine del mondo, enorme, con scritta Love Pizza, e l'ho presa da Claire's, da Goin, ed è bellissima. Che ho questa che è super elegante con tutti i glitterini di Pull & Bear nera ed è bellissima, questa mi piace veramente tantissimo e è rigida, bella. Tutti i prezzi che non me li ricordo, comunque i prezzi variano da 1 euro quella che costa, quella che ho pagato di meno, a 20 euro quelle del cover store, quindi così. Comunque, dopodiché abbiamo questa qui, nera, con il gelato sopra, presa da un cinesino e io adoro le cover nere, quindi un amore, è troppo bella. Questa me l'ha regalata una mia amica con scritto Pau Queen, Laura Pausini, e l'ha presa al concerto di Laura Pausini ed è bella, gommata, figa, mi piace. Dopodiché ho questa qua, fatta effetto acqua con tutte le goccioline, dal blu al trasparente, super carina, un po' ingiallita, ma oh, che ce l'abbiamo facile. Poi, vi dico, io ho 30 cover, ho questa qua del Disney Store comprata dal mio ragazzo, e è proprio originale della Disney e ci sono le principesse da piccole azzurrine. Poi ho questa che è semplicissima, l'ho presa 1 euro alle bancarelle, Forever Young, perché io sono una molto giovane, rimarrò sempre giovane nel cuore. Vabbè. Dopodiché ho questa che è una delle prime che ho preso, infatti è tutta gialla, quelle trasparenti si ingialliscono, e l'ho presa a un negozio a Porta di Roma, marca Più Forti, effetto l'uncinetto. Poi ho questa, una delle prime, che si spinge qua, tipo effetto braccialetti che andavano di moda quando eravamo piccole, presa dal cinesino, ed è questo serve per appoggiare, carina e rosa. Questa che è una di quelle che mi piacciono di meno, presa sempre dal cinese, si staccano i brillantini, quindi questo è il suo problema, però dai è carina tutto sommato. Yeah. Dopodiché ho questa qua, perussosa, con la pecorella, presa da Subdued, e devo dire che è molto carina, sì, dobbiamo ammetterlo. Ho questa con il mega gelato Onso, con scritto proprio gelato alla crema, panna, non lo so, l'ho presa di bancarelle, semplicissima, ma è carina e poi copre bene. Dopodiché ho preso questa qua, un negozietto Ottaviano, io dico sempre effetto divano, ma non so perché, mi dà l'effetto divano, tipo effetto cucinella, un po' rotta, ma mi piace tantissimo. Poi c'è sta, che mi piace, questa qua presa sempre da Claire's, bellissima, copre il telefono fino a qua sopra, e c'è il cagnolino che mi sembra il mio, quindi l'adoro. Sembra Pit. Io c'è questa sempre presa al negozietto a Porta di Roma con scritto haha no ed è l'adoro, cioè la storia della mia vita, questa sono io quando rido. Esattamente lei. Poi abbiamo un'altra che mi piace tanto, questa qua sempre che si è ingiallita come tutte quelle trasparenti, cioè manco a dirlo, effetto acchiappasogni, presa a 6 euro al Bangla, eccola. Tosta. Poi questa, semplicissima, ve la faccio vedere veloce, 1 euro alle bancarelle. Questa presa alla Wind, monocolore, mi piace tanto, anche se è semplice, mi fa impazzire. Proprio bello. E abbiamo questa qua comprata dal mio ragazzo, le bancarelle al mare, no, le bancarelle, vabbè, i tipi al mare. Di Topolino, e l'adoro, e si toglie questa carta qua, così si può mettere anche qualcosa. Anche il gancetto, quindi è comoda. Poi ci sta questa, che è particolare, perché è una cover da riempire. Con questi foglietti, questo è quello di corno, ma ce ne ho altri due che adesso non ho qui. Ed è questo qui, cioè è caritissima, veramente l'ho presa da Telly Whale. Poi questa qua, Always Sister, una mia amica Forever Friend, e si uniscono su due. Queste due natalizie me l'ha regalato un mio amico per il compleanno da H&M. Questa è tutta oro, così. E questa qua è carina, è trasparente, rigida, con le renne, gli alberi. Poi ho questa qua con le ciliegie, presa sempre a quel negozietto a Porta di Roma. Questa con l'acqua, presa da un cinesino, io adoro le cover con l'acqua, mi piacciono tantissimo, questa poi è azzurra. E abbiamo questa qua, che ho comprato io una bancarella, che va dall'azzurro al giallo ma non mi fa impazzire.
Poi questa qua che ho preso un negozio Aquilera con Trilli, però è opaca, la preferisco veloce perché sennò finiamo domani. Comunque poi questa qua di Chanel con le sigarette, bellissima davvero, però è finto Chanel questa, solo che mi piace veramente tantissimo. Sigarette di Chanel e l'ho presa sempre tipo a un negozietto in Bangladino via del Corso. Questa mi fa impazzire perché è di Adidas, non originale ovviamente, però è veramente stupenda, l'ho presa a un negozietto da Anguillara, mi fa impazzire, mi piace proprio tanto. Poi questa che è quella che ho pagato di più, infatti mi si è rotta giustamente, quella che pago di più, sta 22 euro, l'ho pagata perché è del Cover Store come vedete, c'è scritto Enjoy, è bellissima, solo che mi si è rotta tutta, sto rosicà, ma proprio sto rosicà, però vabbè. Ci sta questa che mi ha regalato una di voi invece, mi piace veramente tantissimo questa, tutta brillantinata così, bella. Poi questa qua che ho preso un cinesino ed è un cagnolino che si ha qui, che invece ho preso alle... Banca... No, non è vero, questo è un negozietto vicino a casa mia e c'è scritto mantieni la calma e ama gli orsi. È carinissima, è strana, mi piace. Ho questa qua, che questa era sopra il telefono prima, ed è opaca con queste figure. Qui è rigida e qui è morbida, nera al bumper ed è bellissima, questa mi piace. E ho questa qua che è quella subacquea, che non è una cover normale, però la metto nel video, dai, ci può stare. Che è quella per fare i video sott'acqua d'estate e mi piace tantissimo, è particolare ed è rosa. Mancano un bel po' e non so più dove stanno, però mi dispiace, ce ne ho talmente tante. Poi l'ultima che ho, perché le altre stanno tutte sparse, è di Telly Whale con questo bozzo. Mi fa impazzire, è una di quelle che ho messo di più e ha il teschio. È bellissima, credo che la metterò adesso ed è morbidosa, mi piace tantissimo veramente. Quindi queste sono tutte le mie splendide cover. Che sono tantissime, veramente, una montagna. Montagna di cover. Detto ciò, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Qua Daniel è tutto, un bacio grande. Ciao.